Ciao a tutte, nuovo svuota la spesa e nuova prima volta perché con Matteo siamo stati per la prima volta appunto a fare la spesa da Aldi, che è un supermercato dove non eravamo ancora mai stati. Non abbiamo trovato Aldi così rifornito e così conveniente, per cui il resto della spesa poi l'abbiamo fatto all'Iperlando, che è l'ipermercato dove andiamo di solito e che purtroppo l'ho cercato prima su internet, ha delle sedi solo qui in Veneto. In ogni caso, questo è uno svuota la spesa per cui vi mostrerò ovviamente non tutto quello che abbiamo comprato, ma le cose che ritengo un pochino più interessanti e sfiziose. Inizio proprio mostrandovi le cose che abbiamo preso da Aldi, dove ho trovato una marca che penso si trovi solo lì, perché non l'ho mai vista da nessun'altra parte, che si chiama Buonora, e di questa marca ho voluto provare a prendere questi frollini integrali, questi altri frollini con cacao e gocce di cioccolato fondente. Questi sono racchiusi in mini porzioni, quindi sono anche comodi eventualmente da portarsi in giro. Questi altri frollini con farina di riso senza zuccheri aggiunti, sono molto curiosa. E infine, sempre della stessa marca, queste 6 tortine di mais e riso, ovviamente senza glutine. Una cosa invece decisamente più porca, che mi ha tentato perché hanno un aspetto veramente meraviglioso, sono questi muffin al cioccolato e sono 4 pezzi. Sapete che io e Matteo siamo molto golosi. Poi, visto che questi fiocchi li avevo presi anche da Esselunga, li ho presi anche da Aldi, così per continuare il confronto. Questi sono fiocchi di riso, frumento integrale e orzo integrale. Per quanto riguarda quelli di Esselunga, ho già cominciato a provarli, insomma a mangiarli, e vi dico che per il momento gli special cake, quelli classici della Kellogg's, per me vincono, perché quelli di Esselunga sono più dolci e anche un pochino più duri. Per quanto riguarda le cose salate, di questa marca qui che si chiama La Cesta, e presumo che anche questa si trovi solo da Aldi, ho voluto provare a prendere questi crostini per zuppe e insalate, e sono quelli classici fatti a cubettino. Poi ho preso queste mini bruschette al rosmarino tostate al forno e questi crostini integrali croccanti e friabili. Poi anche qui ho voluto provare la bevanda di riso a marchio Natura Felice, quella che ho comprato da Esselunga mi è piaciuta molto, mi sa che avevo preso però solo un litro, e qui invece ne ho comprati tipo 3 o 4 perché c'era un prezzo conveniente su questo prodotto qui, e visto che anche il prezzo del latte di mandorla era piuttosto conveniente, ho preso un litro anche di latte di mandorla, sempre della marca Natura Felice. Per quanto riguarda invece la spesa fatta all'Iperlando, le cose più curiose e sfiziose che vi mostro sono queste merendine qui della Scotti, che hanno al posto del latte normale il latte di riso. Come ho visto la pubblicità mi sono subito incuriosita, e siccome io poi il latte di riso lo bevo quasi tutte le mattine e quindi ho preso queste mattonelline qua e i muffin, questi qui con gocce di cioccolato. Vi farò sapere, non costano poco, quindi spero che siano validi. Poi, visto che erano in offerta, ho deciso che era ora di ricominciare a mangiare cioccolatini, e ho preso questi qui, le specialità cioccolatini assortiti della Perugina, che contengono il bacio classico, i liu al latte, che hanno un ripieno di crema al gusto di crème brûlée, i grifo, che sono questi qui piccoli piaceri al latte, e il nero classico. Quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Poi, per quanto riguarda i biscotti, allora, queste qui sono delle riconferme perché li abbiamo già presi molte molte volte, ci piacciono un sacco, piacciono molto anche a Matteo, e sono i buoni così della Galbusera. Anche questi, se non ricordo male, dovrebbero essere, esatto, in porzioni, quindi spesso Matteo se li porta anche al lavoro per fare merenda. Questi invece sono delle novità, non li ho mai provati. Ho provato altri biscotti della marca Piovesana, ma mai questi, che sono fatti così a mo' di labirinto, così la mattina quando fate colazione con la matitina provate a uscire dal labirinto. E la Piovesana è un marchio della provincia di Treviso, quindi non proprio chilometro zero, ma poco ci manca, e sono i Ducali con malto d'orzo. E questi qui invece della Campiello, li abbiamo già comprati, non mi ricordo se ci erano piaciuti, ma secondo me sì, e quindi li ho voluti ricomprare. Passiamo poi a quello che secondo me è un ibrido tra salato e dolce. Mi è caduto l'occhio su queste cose qui perché in realtà cercavo
le Vasa o Wasa, non so come caspita si chiamino, perché vi avevo detto, nel supermercato dove vado a fare la spesa di solito non le ho mai viste, semplicemente perché non le conoscevo e non ci avevo fatto caso e forse non le cercavo neanche nel posto giusto. E comunque le ho trovate e ho preso questa versione qui, che credo sia una limited edition, non lo so. Comunque ce ne sono varie, c'è quella integrale, quella classica, quella non mi ricordo, insomma ce ne sono tanti tipi. Io tra l'altro non mi ricordo quali ho preso all'esse lunga, ma credo quelle integrali, che però non sono esattamente identiche a quelle che avevo mangiato a colazione nell'albergo di Malcesine, che erano più scure e più saporite. Quindi non devo aver azzeccato la tipologia giusta. Comunque, nel momento in cui ho individuato queste e ho appunto preso queste qui, mi è caduto l'occhio su quello che c'era subito sotto. E sono appunto, secondo me, credo degli ibridi tra dolce e salato, perché sono le belle buone della Galbusera. Queste qui sono delle fette sottili e croccanti con mirtilli rossi, mandorle, semi di zucca e semi di lino. Mi davano l'impressione, non so, tipo di cracker o di, sembra quasi del pane, del pan biscotto, no? Fatto a fette, con però appunto anche delle cose dolci. E mi incuriosivano tanto e quindi ho preso sia queste che quelle con fichi, nocciole e semi di zucca. Vi farò sapere, hanno incuriosito molto anche Matteo, quindi li proveremo, perché appunto ci incuriosisce molto questo mix. Altra cosa che mi ha incuriosito, che era, non mi ricordo se subito di fianco o sotto, comunque nella stessa zona dove ho preso appunto le cose della Galbusera che vi ho appena mostrato, questa confezione qui della misura si chiama Natura Ricca e sono praticamente delle mini bustine con queste fogliettine croccanti con legumi e semi di zucca. C'è scritto infatti snack croccanti. Poi abbiamo ricomprato e le compriamo spesso la tortilla bianca della marca Pata, perché quando Matteo compra l'avocado e fa il guacamole, e lo fa buonissimo ragazze, ve lo assicuro, usiamo queste tortilla per prelevare diciamo la salsetta e mangiarcela direttamente, e queste qui sono molto buone. Ultime cose che vi mostro, perché mi sto anche un pochino sciogliendo, quindi è il caso che io stringa, sono delle cose beverecce. Dunque questo succo qui era in offerta e ne ho volentieri approfittato. La marca credo che sia Dana, Natural Selection Dana, questo qua, penso di sì. E comunque questo è un succo con mela, limone, zenzero e menta. Mi sembrava particolarmente rinfrescante, visto che fuori fa ancora un caldo becco, ci può stare tranquillamente. Poi ho scoperto questa nuova marca, nuova nel senso che prima non l'avevo mai avvistata all'Iperlando, e rispetto alle bevande di riso, la Mirvana Bio, penso che sia, aveva un prezzo molto più economico, molto più conveniente rispetto a quello che io prendo di solito, e quindi anche qui ne ho presi diversi litri, spero che mi piaccia. Invece della marca Bjorg, di cui di solito prendo la bevanda, i tre cereali e nocciola se non mi sbaglio, che mi piace molto e che ho ripreso anche stavolta, per la prima volta mi è cascato l'occhio su questa nuova bevanda, nuova per me quantomeno, riso e castagna. Io sono assolutamente curiosissima e non vedo l'ora di provarla. Ovviamente vi farò sapere, perché questa è probabilmente tra tutte le cose che ho preso quella che mi incuriosisce di più. Bene, queste erano tutte le sfiziosità che abbiamo comprato appunto in parte da Aldi, in parte all'Iperlando, per farvi sapere le mie opinioni su tutti questi prodotti. Ovviamente ci risentiremo poi in una delle puntate degli sfiziosi. Nei commenti fatemi sapere se voi questi prodotti li comprate, se vi incuriosiscono, se li avete provati, cosa ne pensate. Insomma, come al solito aspetto i vostri commenti qui sotto. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato anche questo video, vi saluto e se volete ci vediamo alla prossima. Ciao!